8 in punto è venuto a trovarci Vincenzo Drago, è il quarto dei 7 candidati a sindaco per la città di Catania. La rubrica, il format si chiama 7x7, 7 minuti per ciascuno di voi, magnifici 7. Allora, Vincenzo Drago è sostenuto dalla lista Socialismo Democratico PSD. Lei ha un programma molto articolato, diciamo, di attività amministrative che farebbe se fosse eletto sindaco: parcheggi, incentivi per chi investe nella zona industriale, infrastrutture, è vero? Sì, il programma, che si articola in 19 punti, è concentrato maggiormente sull'aspetto sociale, cioè la persona al centro e la finanza subito dopo. Non che la finanza sia meno importante, ma sicuramente viene dopo la persona. Catania in questo momento è una città maltrattata, i cittadini sono sfiduciati, quindi riacquistare la fiducia delle persone si può fare soltanto in un modo: facendole vivere meglio, facendole vivere in una città più pulita, in una città più sicura, incentivando il lavoro. E per quanto riguarda le infrastrutture, in questo momento, come sappiamo, il comune è in dissesto, quindi le infrastrutture che possiamo ipotizzare sono quelle che consentono attualmente le poste in bilancio, perché da qui ai prossimi 5 anni non si potranno fare grosse infrastrutture, quindi è inutile promettere alla gente cose che poi non si possono realizzare. Lei comunque è d'accordo sul collegamento città-aeroporto e stazione-porto? Assolutamente sì. Waterfront, eccetera. Assolutamente sì. Vi ricordo che stanno per partire i lavori di allungamento della pista dell'aeroporto dagli attuali 2400 metri ai prossimi 3100, quindi potranno atterrare Boeing 737, questo aumenterà il flusso dei turisti, ma questi turisti dovranno pur raggiungere la città, e in questo momento è veramente un problema, perché il trasporto pubblico lascia molto a desiderare. L'avrete visto anche voi quante volte, uscendo dall'aerostazione, ci sono veramente flotte di turisti fermi lì alla fermata, che aspettano, e quando arriva un autobus non riescono a salire tutti e devono aspettare un'altra mezz'ora. Invece lei cosa propone per questo? Per questo io propongo intanto un servizio di bus navetta, ovviamente elettrico, ma frequente, che dall'aeroporto porti i turisti almeno fino al tondicello della playa. Dice: ma perché il tondicello della playa? Perché intanto il tempo di percorrenza dall'aeroporto al tondicello della playa saranno sì e no 4 minuti scarsi, quindi è possibile un turnover molto più articolato e più frequente. E poi dal tondicello della playa i turisti, se dovessi essere il sindaco, io farei un marciapiede pedonabile molto più comodo di quello attuale, che dal tondicello della playa porta a Piazza Alcalà, per cui i turisti ben potrebbero, anche a piedi, veramente poi volendo sì raggiungere al centro della città. Lei ha parlato anche di sicurezza, e a questo proposito volevo ricordarle che Trantino ieri proprio qui ha parlato per la prima volta non solo di rafforzamento della polizia, di tavoli con il prefetto naturalmente, ma ha detto anche di avere parlato con il ministro Crosetto per l'eventuale arrivo di militari a Catania, non in funzione repressiva, ma in funzione, diciamo così, per evitare che nei quartieri ci possano essere movide violente, eccetera. Lei che ne pensa? Allora, guardi, io non credo che la soluzione sia questa, ma sa perché? Perché intanto quanti militari ci vorrebbero nei quartieri, nelle città? Vi ricordo che un quartiere come Librino, 70.000 persone, è un'altra città, è così anche San Giorgio, eccetera. Quanti militari ci vorrebbero? E poi, lei pensa che la presenza di giovani, perché alla fine sarebbero giovanissimi militari, seppur armati, così sia da deterrente per gente che è abituata a delinquere purtroppo nei quartieri, soprattutto con i giovani? Lei non crede a questo? Io non credo a questo, assolutamente. La sicurezza si affronta: uno, illuminazione delle strade, perché il buio è ricettacolo di criminalità. Due, servizio di videosorveglianza, stavolta potenziato, perché sa, se tu sai di poter essere registrato e videosorvegliato, ci pensi un attimo, perché le forze dell'ordine ben potrebbero risalire. Lì non scappi con la videosorveglianza. Con la videosorveglianza non scappi.
E poi ovviamente i tavoli con la prefettura. Senta, con chi ha detto. Un'ultima, abbiamo ancora un paio di minuti e una domanda gliela vorrei fare io, poi lascio la parola al collega. Ma è vero che lei vuole reintrodurre una moneta? Sì, guardi, l'ho pure portata. No! Sì. Questa è la banconota di 50 sicani. Come si chiama? 50? Sicani, come siciliani. Che verrebbe stampata dalla città autonoma di Catania. La moneta complementare non è una mia invenzione, la moneta complementare che è disciplinata dalla Banca Centrale Europea, già è stata adottata da alcuni comuni, anche italiani, dopo il Covid. Cos'è la moneta complementare? Tutti i cittadini con un reddito inferiore a 1.000 euro potranno spenderla soltanto in città, quindi non avrebbe valore legale fuori, e soltanto in alcuni circuiti che, a cui aderirebbero commercianti, eccetera. Se non ho capito male, come se fossero dei buoni. Ecco, sono come se fossero dei buoni, una sorta di baratto in carta. Angelo. Allora, Rago, stamattina volevo chiedere, lei è appoggiato da questa lista social-democrazia, ma non è, diciamo, uno schieramento, un richiamo un po' alla Prima Repubblica? Assolutamente lo è, assolutamente sì, perché... E non è un po' antico? Ma guardi, ciò che è antico, ma che è ricco di valori, se innovato, quindi se riadattato ai tempi moderni, può essere soltanto una garanzia di serietà, una riscoperta di valori politici, perché oggi gli schieramenti non hanno più purtroppo valore politico. La politica si faceva veramente nella Prima Repubblica. I socialdemocratici a Catania ci sono. Com'è? I socialdemocratici a Catania. I socialdemocratici a Catania ci sono, andrebbero riuniti e ricompattati, perché c'è molto desiderio, ma anche tra i giovani, quelli che non l'hanno vissuta la Prima Repubblica, però ne sanno qualcosa. Perfetto, grazie a Vincenzo Drago che ha stato in tempi perfettissimi, ci ha esposto parte del suo programma, naturalmente in termini rapidissimi, come è giusto che sia per questo format 7x7. In bocca al lupo, grazie. Ci rivedremo naturalmente dopo domenica.